Non ho mai nascosto di essere un grande appassionato della saga western di Rockstar e i diversi video pubblicati da me ne sono un esempio lampante. Mi sono affacciato alla saga più di 10 anni fa ormai, con il primo Red Dead Redemption, che rimane ancora oggi uno dei miei videogiochi preferiti in assoluto e che considero l'esempio più lampante della qualità e maturità raggiunta da Rockstar Games. Potremmo definirlo il canto del cigno della grande R, ecco. Poi con l'avvento del secondo capitolo della saga, ovvero Red Dead Redemption 2, mi sono ancora più convinto che sia l'IP di Rockstar Games che mi piace di più, con buona pace di GTA. Premetto comunque che ritengo Red Dead Revolver un gioco a sé stante, totalmente staccato dalla saga Red Dead Redemption che conosciamo oggi, anche perché ha avuto uno sviluppo super travagliato e la base del gioco era di Capcom, che aveva iniziato lo sviluppo. Rockstar ha poi resuscitato il progetto e ha fatto le cose a modo suo, per quanto potesse. Ma i risultati sono diversi dai classici giochi Rockstar. Comunque rimane un videogioco interessante, lineare e divertente come sparatutto in terza persona, ed introduce diverse meccaniche poi riprese successivamente come il Dead Eye. Comunque, come detto più volte, il secondo capitolo non rivoluziona la formula che c'è alla base dei videogiochi Rockstar, ma decide di cambiarla in maniera tale da diventare un vero e proprio immersive game. Decide di portare tutto o quasi all'estremo, come la maniacale cura per ogni minimo dettaglio, ed è per questo che Rockstar ci mette sempre un sacco a far uscire videogiochi, oltre al fatto che ad esempio è difficile vedere assets riciclati da un gioco all'altro. Non vedremo mai animazioni uguali da GTA 4 a Red Dead Redemption a Max Payne 3 a GTA 5, usciti nell'arco di circa 5 anni l'uno dall'altro, insomma. Rockstar Games nel bene e nel male è così, e i numeri le danno sempre ragione, basti guardare qualche giorno fa quando Red Dead Redemption 2 è arrivato a 60 milioni di copie vendute. Una roba spaventosa per un videogioco del genere che non scende a compromessi con il ritmo di gioco e con le sue meccaniche. Chiusa questa parentesi, cercherò di spiegare in questo video come mai ritengo il primo Red Dead Redemption superiore a Red Dead Redemption 2, e non solo, ritenendolo il miglior videogioco di Rockstar Games, come accennato in precedenza. Premetto comunque che si tratterà di pareri strettamente personali e cercherò di spiegare quanto al meglio possibile le mie motivazioni, esponendole in maniera chiara e in modo che possa nascere un dibattito nei commenti, cosa che mi farebbe estremamente piacere. Inizierei dalla parte che risalta subito all'occhio, ovvero l'art direction. Non è un mistero che io preferisco l'aspetto generale di Red Dead Redemption 1 a quello del 2, ne parlai perfino nel mio primo video su questo canale. Nonostante sia oggettivo quale dei due sia il videogioco tecnicamente migliore su tutti gli aspetti, l'art direction del primo Redemption rimane per me immortale. Non si tratta di nostalgia perché li ho rigiocati entrambi recentemente e continuo a preferire il primo, incontra di più la mia idea di western. L'estetica grezza, spigolosa, ruvida e arida del primo videogioco avrà sempre un valore speciale per quanto mi riguarda, perché rappresenta non solo la non romanticizzazione dei criminali del vecchio West, al contrario del secondo capitolo, ma ciò aiuta a rappresentare benissimo la decadenza di quello stile di vita e un selvaggio West giunto alla fine dei suoi giorni. Mentre nel Red Dead Redemption 2 troviamo un'estetica molto diversa e che punta più su colori saturi, con colori da western postmoderno, se vogliamo chiamarlo così. Un largo uso di effetti come aberrazione cromatica e lenti distorte in alcune scene. E ripeto, non c'è nulla di sbagliato o di brutto nella scelta di rendere Red Dead Redemption 2 così, ma è semplicemente una preferenza personale, che si riflette negli scenari della vecchia mappa di Red Dead Redemption 1, con colori troppo accesi, troppo saturi, sbagliati secondo me, ecco, che non trovano continuità con il primo videogioco. La musica ambientale trova il suo posto ben preciso nel mondo di gioco e nell'esplorazione di esso, restituendo delle sensazioni che si sposano perfettamente con l'art direction di cui parlavo prima. Sto parlando sempre di RDR1. Nel 2 troviamo anche delle tracce che ci accompagnano nell'esplorazione. Purtroppo però mancano di mordente, le trovo non eccellenti in più casi, oltre che ripetitive e senza riuscire nell'intento di diversificare le aree di gioco. Non in tutti i casi, come ho detto prima, ma è per lo più così. Anche a livello di colonna sonora ufficiale preferisco decisamente il primo capitolo. RDR2 ha delle tracce eccezionali, è una qualità di primo livello. Ma manca quel qualcosa che invece riesco a trovare in Red Dead Redemption 1. Per fare un esempio, è come se RDR1 fosse un film spaghetti western, tra l'altro ai quali si ispira, di piccola media produzione, mentre Red Dead Redemption 2 sia il blockbusterone hollywoodiano dal budget infinito.
diventa chiaro come quasi tutto sia oggettivamente meglio in quest'ultimo, ma se manca quel qualcosa che fa scattare la scintilla c'è poco da fare. Per quanto mi riguarda, basta Born Unto Trouble, prima traccia della colonna sonora di Red Dead Redemption 1, per vincere contro quella del 2. C'è poco da fare. Ripeto, prima che mi scarichiate addosso due tamburi di Revolver, questi sono pareri soggettivi. A livello di mappa, trovo che quella di Red Dead Redemption 2 sia molto più variegata e interessante, strutturalmente parlando. Troviamo zone con pianure verdi sconfinate, montagne nevate sullo sfondo, esplorabili aggiungerei, zone paludose, la città di Saint-Denis che funge da avanguardia della civiltà industrializzata, città portuali degradate e tantissime foreste di querce, e infine anche il deserto. Mentre in Red Dead Redemption 1 abbiamo deserto, deserto e ancora deserto. Oh, e un po' di verde della neve, ma rimane comunque una mappa abbastanza omogenea. Detto questo però, trovo che la mappa di Red Dead 1 venga sfruttata meglio, anche perché c'è il Messico. Roba mica da poco per un videogioco che ha poco più di metà dell'avventura, anzi poco prima cambia location, vibes e personaggi. La mappa di Red Dead 2 la trovo esageratamente grande. O meglio, sarebbe perfetta se non ci fosse tutta la zona del New Austin, totalmente accessoria e priva di un senso veramente pratico. Avremmo potuto avere l'equivalente del Messico in Red Dead 2, ma Guarma è stata un'occasione sprecata, purtroppo. Ma anche alcune zone che dovrebbero condurre a segreti sono state poi tagliate nel 2, tipo il calderone delle streghe o il sito rituale pagano. Sono easter egg che, secondo me, sono stati tagliati a metà per motivi di tempo, di budget o altro, e che dunque risultano nulli nell'economia generale del mondo di gioco. Ci sono e basta, in sostanza. Anche dal punto di vista della storia preferisco il primo Red Dead, un parere molto più controverso degli altri, posso capire. Però provo a spiegare il perché ancora una volta. Red Dead Redemption 2 secondo me soffre di quello che io chiamo casting troppo esteso. La storia dei personaggi di RDR1 funzionano molto bene perché si tratta di un contesto molto ridotto, piccolo, e dunque ogni personaggio poteva essere trattato e scritto al meglio, su misura. Ognuno aveva il suo ruolo cucito su misura, non è che tutti fossero scritti in maniera impeccabile, però diciamo che i personaggi secondari di Red Dead 2 fanno fatica a spiccare. Questo succede non perché a Rockstar siano degli incapaci, ma semplicemente perché quando si fanno delle storie corali così è molto difficile che tutti i personaggi vengano riuscitissimi. E nel mio caso non sono riuscito ad affezionarmi a diversi di essi. In Red Dead 2 ce ne sono diversi che non hanno uno sviluppo adeguato durante il corso della storia. Il primo che mi viene in mente è Javier Escuela, ma potrei citare anche Leviticus Cornwall per fare l'esempio di un cattivo poco sfruttato, o anche Angelo Bronte, e che avrebbero meritato dunque più spazio, come spiegato molto bene in questi video di Giocatore Generico. Ma diciamo che se non ti chiami Robert Altman o Paul Thomas Anderson, scrivere una storia così corale in maniera superba è veramente difficile. In Red Dead 1 Dutch è questa figura quasi mitologica che fa ombra perfino su John, e non lo incontriamo se non nella fase finale del gioco. È un personaggio incredibile, somiglia tremendamente al colonnello Curse di Cuore di Tenebra o Apocalypse Now, che dir si voglia. Questo perché il racconto del primo videogioco ha come base proprio il libro Cuore di Tenebra. Anche John è molto meglio caratterizzato nel primo capitolo. Abbiamo un uomo ruvido, stoico, un Gary Cooper, se vogliamo. Fa quello che va fatto e non si lamenta mai, oltre a non farsi intimidire da nessuno. Su questo possiamo vedere come sia simile ad Arthur in molti aspetti, ma siccome quest'ultimo viene dopo, credo sia John ad aver ispirato Arthur, e non il contrario, a livello di scrittura. Arthur è un personaggio stupendo, non sto assolutamente dicendo il contrario, ed il suo arco narrativo e di redenzione poi lo mettono tra i migliori personaggi di Rockstar di sempre. John, al contrario, nel 2 non ha un arco narrativo completo, o meglio, fino all'epilogo è un personaggio riuscitissimo, ma dopo manca secondo me quel salto caratteriale che lo fa evolvere nel John di Red Dead Redemption 1 e che io adoro, o meglio, io questo salto non l'ho percepito affatto. Altro elemento che non ho mai nascosto mi desse fastidio nel secondo capitolo è la discontinuità con la lore originale. Ne ho parlato anche in un video e la trovo una roba davvero da prurito alle mani, perché ci sono diversi retcon che non ho mandato giù. È un po' come se Bethesda cambiasse continuamente la lore originale di Fallout. Ma quello lo fanno già.
Insomma, secondo me il mondo di gioco ha bisogno di una lore coerente se si divide su più capitoli, e in questo caso non ci sono riusciti del tutto. Inoltre, credo che la storia di Red Dead Redemption 2 sia un po' telefonata, tra virgolette, eccetto per Guarma, che mi ha veramente stupito come quarto capitolo. Questo perché si tratta di un prequel, e chi ha già giocato il primo capitolo sa già che determinate cose non potranno accadere. Non è proprio un difetto, ma è più una caratteristica tipica dei prequel, un po' come Better Call Saul ed alcuni suoi personaggi che non sono in Breaking Bad. Il finale di Red Dead Redemption 1, poi, se non si è mai giocata l'opera, rimane ancora oggi uno dei più grandi colpi di scena narrativi nei videogiochi. In Red Dead 2 si può intuire come andrà a finire per diverse ragioni. Non è una brutta scelta o ho scritto male, ma come ho detto prima, i prequel soffrono di questa cosa qui. Il tono generale della scrittura e della direzione dell'opera è diverso. Ho già detto come Red Dead 1 sia più grezzo, spigoloso, polveroso, passatemi il termine, eccetera, eccetera, e questo si riflette nell'atmosfera generale, ma anche nel tono dell'opera. Red Dead 1 ha un umorismo molto particolare, molto sarcastico e molto asciutto, tipo l'umorismo presente in Fargo, per fare un esempio. Il gioco ti fa ridere in continuazione con delle one-liner di uno spietato John. Spietato John anche con le parole, ma riesce a non perdere mai di vista il focus principale, ovvero quello di una tragedia alla fine. In Red Dead 2 il tono è molto più serioso e pomposo, non inteso in maniera negativa, nonostante non manchino affatto i momenti di sollievo e tranquillità per ridere e scherzare. Poi abbiamo le missioni degli sconosciuti, che sono un altro punto che ho preferito nel primo capitolo. Dall'andare a convincere un vecchietto a vendere una proprietà, o poterlo uccidere nel caso e prendere l'atto di proprietà, a raccogliere fiori per la moglie di un signore che abita nella palude solo per poi scoprire che ella è morta da tempo e lui è totalmente impazzito, a gente che vuole superare i confini della scienza, a gente che cerca di raggiungere una terra promessa come la California e muore nel deserto. E gente che invece vuole incontrare Dio in mezzo a questo sconfinato deserto. Un continuo spaccato della società di allora che permette di vedere tutte le classi sociali in un contesto in cui esse erano poco rilevanti. Parlo del deserto, perché se si va verso la civiltà, verso Blackwater, la classe sociale assume un significato molto più marcato. E poi anche l'uomo misterioso, probabilmente il miglior personaggio secondario o terziario in un videogioco Rockstar. Così pieno di fascino, eppure così raccapricciante da far venire i brividi per come si rivolge a noi, per il modo in cui ci parla e per il modo in cui conosce tutto di John. Il suo ritorno in Red Dead Redemption 2 è molto più che gradito, ma si trasforma in una figura che sa di easter egg e basta, senza effettivamente partecipare alla narrativa del gioco, dove non si avevano risposte se non pure supposizioni. E se non sono le missioni degli sconosciuti, a questo punto mi ricollego mettendoci anche le missioni da cacciatore di taglie. È verissimo che Red Dead 1 sono generate casualmente e dopo un po' si ripetono, ma le ritengo molto più soddisfacenti di quelle di Red Dead 2, che sono sì molto più curate, hanno delle cutscene, ma a tal punto da diventare una vera e propria narrazione, e pertanto rimangono uniche, non garantendo dunque una buona rigiocabilità a fine gioco o una buona fonte di guadagno una volta esaurite. Anche perché il più delle volte sono super scriptate ed effettivamente possono andare in una sola direzione, un po' come anche le missioni degli sconosciuti di prima, come i famosi pistoleri. Alla fine sono missioni con cutscene scriptate, eccetera, sono molto carine, però ho preferito quelle di Red Dead 1. Insomma, se non si fosse capito, preferisco avere un po' più di libertà nel videogioco che essere per forza guidato. Ultimo punto tra quelli elencati, mi sentirei di metterci le missioni della storia. Premetto che a livello generale il gameplay di entrambi risulta essere molto macchinoso in alcuni casi, soprattutto quando ci si vuole muovere in fretta e in ambienti stretti, aggiungerei. Ma Red Dead Redemption 2 è senza dubbio il videogioco con il gameplay e il feeling migliore, tra sparatori, movimento generale del personaggio e feeling della cavalcatura. Il secondo capitolo fa un lavoro eccellente nel migliorare il gameplay e la sua fluidità generale. Per quanto rimanga sempre ancorato ad un sistema di movimento realistico e che dunque molto spesso capiti di infilarsi in situazioni sgradevoli che diventano macchinose, una cosa che Rockstar si porta avanti da GTA 4. Infine, un confronto non proprio alla pari, ma Red Dead Redemption 1 ha dalla sua una meravigliosa espansione a tema zombie in un mix di horror western riuscitissimo,
con uno Yumba sempre tagliente e un gameplay ampliato. Nuove armi, nuove cavalcature, nuove attività secondarie e nuova art direction che farà apparire le praterie di Red Dead Redemption davvero come un mondo giunto alla sua fine, grazie anche a nuove musiche ambientali e tinte da film horror, in stile Romero. Tutte cose che purtroppo Red Dead Redemption 2 non ha avuto, e so solo io quanto avrei desiderato un Undead Nightmare 2. E ancora oggi sono convintissimo che quel maledetto calderone delle streghe in Red Dead 2 sarebbe servito ad entrare nel DLC, altro non si spiega. Detto ciò, le missioni di entrambi i videogiochi non sono tutte eccezionali e molte volte, troppe volte in Red Dead 2, si risolvono in sparatorie sanguinolente. Ma mi sento di dare questo punto ancora una volta a Red Dead 1, per via della sua maggiore permissività nel commettere errori, nel fare le missioni. In Red Dead 2 invece basta non nulla per vedersi ripartire dal checkpoint, non mi soffermo più di tanto su questo punto perché alla fine è un discorso che ho affrontato più volte. In sostanza, il game design meno restrittivo di Red Dead 1 me lo fa preferire. È chiaro che si tratta sempre di questioni di gusti personali ed è davvero difficile scegliere alla fine, perché sono due giochi che hanno segnato lo scorso decennio lasciando un marchio indelebile e consolidando un'altra IP in casa Rockstar. Sono due prodotti di qualità eccezionali, ma se mi dovessero chiedere quale dei due sceglierei da rigiocare o da portare su un'isola deserta, o ancora se potessi giocare solo a uno dei due da qui all'eternità, sceglierei senza dubbio il primo Red Dead. La prima avventura di John Marston rimane indimenticabile ancora oggi e i feeling che trasmette sono potentissimi, oltre ad essere invecchiato molto bene, e possiamo dirlo a quasi 14 anni dall'uscita. Per Red Dead 2 dovremo aspettare ancora un po' per giudicarlo, ma la sua qualità complessiva lo mette ancora oggi al di sopra di una grandissima fetta di mercato, direi anche il 95% del mercato, quindi diciamo che è sulla buona strada. E io aspetto Rockstar al barco per rilasciare il primo Red Dead su PC, magari, visto che è arrivato perfino su Switch. Io comunque ho fatto la mia scelta, e ora tocca a voi però scrivere nei commenti qual è il vostro preferito e perché. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!